Signore Gesucristo, voglio prima di tutto pregare insieme a voi, alleluia, affinché il Signore possa, alleluia, fare, alleluia, un'opera meravigliosa nella nostra vita. Amen. Prego a tutto il popolo del Signore, alleluia, si mette in piedi, alleluia, alleluia, e preghiamo, alleluia, affinché il Signore faccia un'opera meravigliosa. Eterno Dio del cielo e della terra, in questo giorno, Signore, ti ringrazio, Signore, per l'opportunità che ci concede di essere in questo luogo, Signore. Benedice, Signore, la vita di ognuno di noi, Signore. Ti prego, Signore della gloria, benedice la mia vita, Signore. Usa ogni vita, Signore della gloria. Apri, Signore, il nostro intendimento, Signore della gloria. Apri, Signore, la nostra mente affinché possiamo capire, Signore, il tuo proposito in nostra vita, Signore. Nel tuo nome glorioso, Gesù. Nel tuo nome glorioso, Signore. Alleluia. Possiamo, alleluia, in questo momento aprire la parola di Dio, amen. In il libro del Salmo, alleluia. Salmo 33. Gloria al nome di Gesù, alleluia. E daremo una lettura alternata, amen. Salmo 33. Gloria a Dio, alleluia. Leggiamo, alleluia, dall'1 fino al 9, amen. Salmo 33. Esultate, o giusti, nell'Eterno la lode si addisce agli uomini retti. Cantateli un cantico nuovo, suonate abilmente con giubilo. Egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benignità dell'Eterno. Egli radunò le acque del mare come un mucchio e ripose gli avvisi in serbatoi. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli mandò e la cosa sorse. Amen. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Mettiamoci comodi, alleluia. Gloria al nome di Gesù. In questo momento, alleluia, disponiamo, alleluia, la nostra vita affinché il Signore faccia un'opera meravigliosa nella nostra vita. Amen. Alleluia. In questa mattina parleremo, alleluia, di ciò che, alleluia, è la parola di Dio. Alleluia. E ciò che può, alleluia, può cambiare, alleluia, o può, alleluia, dare un sollievo alla nostra vita. Nella vita, alleluia, noi come esseri umani, alleluia, siamo, alleluia, siamo, alleluia, disposti a ascoltare sempre, alleluia, delle parole positive, delle parole che possano, alleluia, usufruire la nostra vita, o dare, alleluia, alla nostra vita un momento di gioia, un momento nella quale uno possa, alleluia, gioire, alleluia. Perché ci sono anche parole, alleluia, che possono ferire la nostra vita. Ci sono tante parole che possono, alleluia, enraizzarsi nella nostra vita, nel nostro cuore. Perché buono è che oggi, alleluia, noi siamo tornati in questo luogo, alleluia, con un solo proposito, affinché, alleluia, affinché il Signore, alleluia, il creatore del cielo e della terra, possa fare qualcosa nella nostra vita attraverso della sua parola gloriosa. Benedetto sia il nome glorioso di nostro Signore Gesucristo. Amen. E come diceva la parola di Dio, alleluia. Benedetto sia il nome glorioso di nostro Signore Gesucristo. Tutta la terra tema l'Eterno e tutti gli abitanti del mondo stiano davanti a lui con timore. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. Alleluia. En español dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y todos sabemos, aleluya, que ogni cosa, todas las cosas que vediamos, cosas, dice la palabra de Dios, cosas visibles, cosas invisibles, son stati creati por nuestro creatore, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Él se la gloria, el honor, aleluya, per i secoli di secoli. Aleluya, el Señor a través de la sua palabra, ci insegna, alleluia, ci insegna che
Ognuno di noi, alleluia, è un terro, è una terra fertile, dove la parola di Dio può fare cose stupende e meravigliose. Fratelli, ognuno di noi siamo chiamati a sforzarci in questo cammino. A sforzarci, perché se non c'è uno sforzo, alleluia, non c'è la paga di quello sforzo, alleluia. Perché ognuno di noi si deve sforzare in questo cammino. Perché il Signore ha detto, alleluia, che noi siamo salvi per fede. Ma alleluia, ma noi dobbiamo attuare, dobbiamo, alleluia, perché dice che la fede senza opera è morta. Ognuno di noi, alleluia, dobbiamo attuare. Dobbiamo anche credere, alleluia. Perché la parola di Dio dice che senza fede è impossibile gradire all'Eterno. E ieri, alleluia, abbiamo avuto una benedizione così grande, alleluia, nel culto missionario in Rapallo, alleluia. Il Signore si è manifestato in una maniera molto, molto speciale, molto, molto bella, alleluia. E si vedeva come la gloria di Dio, alleluia, e in quel luogo era piena la gloria di Dio. Vedevo quando la gloria di Dio comincia a contagiare l'uno all'altro, alleluia, e ognuno di noi, alleluia, ha cominciato a lodare l'Eterno. Perché, alleluia, quando uno si sforza, quando uno si sforza per camminare, per andare, alleluia, il Signore della gloria ti ricompensa, ti paga, alleluia, conforme, perché lui non è debitore di niente, di nessuno, alleluia. E mentre eravamo in questo culto, è entrato un Signore a questo culto, alleluia, un Signore che mai era venuto al culto, un uomo italiano, e voleva parlare, voleva sentire questo uomo una parola positiva nella sua vita, una parola che possa confortare, una parola che possa dare, alleluia, una speranza di vita. E alleluia, lo portai, alleluia, a un stanzino e cominciò a parlare con lui. E quasi quasi, alleluia, mi dava il mio testimonio. Perché mi raccontava che lui tante volte, alleluia, nella sua vita, voleva, alleluia, finire con la sua vita. Perché non trovava una speranza. Però grazie a Dio, perché il Signore della gloria mai arriva in ritardo nella nostra vita. E ognuno di noi, alleluia, è consapevole di ciò che sto dicendo, perché il Signore della gloria è colui che ha fatto la opera nella nostra vita. Alleluia. E ho cominciato a parlare con questo uomo e ho cominciato a piangere come un bambino. A piangere come un bambino. Perché nel mondo, alleluia, soltanto si ascoltano cose negative, cose che influiscono nella nostra vita o nella vita dell'essere umano, alleluia. Però il Signore è venuto per dare vita e vita in abbondanza alla nostra esistenza. Per quello, alleluia, è questo un momento molto speciale che il Signore ci dà a ognuno di noi. Perché quando siamo nella casa dell'Eterno, alleluia, noi possiamo inquirire vita e vita in abbondanza a tutti coloro che credono, alleluia, nel suo nome. Benedetto sia il nome glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. E grazie, alleluia, alla vita del pastore, il pastore Cristian, alleluia, abbiamo potuto pregare per questo uomo, alleluia, alleluia, e poi è cambiato tutto, alleluia, perché quando il Signore fa un'opera, alleluia, le cose devono cambiare. Gloria al nome di Gesù, alleluia. E come dicevo, alleluia, tutte le cose sono state create dal Signore, alleluia, perché la parola di Dio è potenza. Quando uno, alleluia, quando uno ci crede, è potenza, perché se non ci crede non succederà nulla. Pero si uno cree, aleluya, es potencia, porque dice la palabra de Dios que a colui que cree, ogni cosa le es posible. ¿Quién lo cree, aleluya? Gloria al nombre de Jesús. Possiamo dar una loda al Señor, aleluya, en esta mañana. Si voy a aplaudir, apláudelo, porque el Señor, aleluya, está en questo luogo. El Señor está en questo luogo, aleluya. Lui conoce, aleluya, en qué estado ti trovi, en qué estado me trovo yo. Perché colui che ci ha creato ci conosce, alleluia. Lui conosce quanti peli ne ho nella testa, alleluia. Perché lui mi ha formato, lui mi ha creato, alleluia. Mi ha fatto parte del suo popolo, alleluia. Perché semplicemente, alleluia, abbiamo creduto un giorno, alleluia, alle sue promesse. Gloria al nome di Gesù. Fratelli, alleluia, la parola di Dio, alleluia, è viva e efficace, alleluia. Sai che quando, alleluia, ognuno di noi crediamo, alleluia, nelle sue promesse, nella sua parola, alleluia, alleluia, che non, alleluia, che magari per l'uomo è impossibile, ma per Dio è possibile, alleluia, perché, alleluia, ognuno di noi, alleluia, è testimone di ciò che il Signore può fare nella vita dell'essere umano. E, alleluia, e mentre i fratelli, alleluia, cantavano questo cantico, dove, alleluia,
dice il Signore, ho bisogno di un miracolo, alleluia. Perché tante volte, alleluia, nella vita dell'essere umano, dice, a volte dice questo cantico, dice, ho perso, alleluia, magari è la gioia, o ho perso, alleluia, quello che è in me, alleluia. Però la parola di Dio, attraverso questo cantico, mentre pregavo, dicevo, alleluia, ma Lazzaro, alleluia, ascoltò la sua voce. Alleluia, dopo il terzo giorno, alleluia, Lazzaro è risorto. Ma non è risorto, alleluia, per qualunque cosa, è risorto perché il Signore ha detto, Lazzaro, vieni fuori. Perché, alleluia, quando la parola di Dio, quando, alleluia, del soffio del Signore viene, alleluia, questo è, alleluia, una benedizione grande. È una benedizione grande, alleluia, la parola dell'Eterno, alleluia. E Lazzaro, alleluia, si innalzò, alleluia, perché nel suo nome glorioso, alleluia, c'è potenza e libertà, alleluia. Quanti possiamo applaudire al Signore, alleluia. Gloria al nome di Gesù, alleluia. Io ti invito in questo momento, alleluia. Benedetto sia il nome glorioso di nostro Signore Gesù Cristo. Ti invito a leggere un attimino, alleluia, parola di Dio, alleluia, in Deuteronomio 11, 18, alleluia. E leggiamo tutti insieme, alleluia, la parola di Dio. Questo momento, alleluia, nel quale il Signore, alleluia, alleluia, vuole, alleluia, fare una opera meravigliosa, alleluia, nella nostra vita. 11, alleluia, 11, 18. Questa è la parola di Dio. Se metterete dunque queste mie parole nel vostro cuore e nella vostra mente, legherete come un segno alla mano e saranno come frontale tra i vostri occhi. Viene il nome di Gesù. Metterete dunque queste mie parole nel vostro cuore, alleluia. Perché è necessario, alleluia, che la parola di Dio, alleluia, sia dentro di noi, alleluia, dentro di noi. Perché dice la parola di Dio, dice, cielo e terra passerà, ma la mia parola non passerà. È necessario, alleluia, che la nostra vita sia piena, alleluia, della sua parola dolorosa. Perché quando noi, alleluia, siamo riempiti, alleluia, della sua parola, della sua conoscenza, questa è una benedizione grande, alleluia. Questa è una benedizione grande cuando el Señor de la gloria, alleluia, ha cambiato el nuestro cuore, alleluia, la nuestra vecchia abitudine de vivere. Ha cambiato el nuestro lamento, alleluia, lo ha cambiato en gioia. Cuando el nuestro cuore, alleluia, un giorno que era duro, era como una pietra, era como un marmo, como un diamante. Ma el Señor, alleluia, lo ha fatto diventare un cuore di carne, un cuore che possa, alleluia, vedere la sua gloria in ogni momento, un cuore che sia fragile, alleluia, un cuore che sia, alleluia, anche meraviglioso davanti all'Eterno, alleluia, un cuore che possa lodare l'Eterno in ogni momento, alleluia, perché di quello si tratta, fratelli, di quello si tratta, che il Signore, alleluia, ci mette un cuore di carne affinché ognuno di noi, alleluia, possa riconoscere l'Eterno in ogni momento. Affinché l'essere umano possa riconoscere che senza di lui non siamo nulla. Alleluia, gloria al nome di Gesù, alleluia. Ti invito, alleluia, dopo il Signore, alleluia. Io voglio, alleluia, è bello che ognuno di noi, alleluia, stiamo in questo luogo. E viviamo questo luogo, alleluia, con la unica speranza di uscire da questo luogo. Ma non con le cose negative, sino con le cose positive che il Signore può fare nella mia vita. Non vedendo, alleluia, il difetto del mio fratello, del difetto della sorella che è a fianco. Sino, alleluia, in Galata 5,14, alleluia, perché dice la parola di Dio, solo in questa parola si compie tutta la legge. Ama al tuo prossimo come a te stesso, alleluia. Perché il Signore, alleluia, è quello che vuole di ognuno di noi, alleluia, affinché il popolo del Signore, alleluia, abbiamo un solo pensiero, abbiamo un solo desiderio, alleluia. Y esta es, alleluia, quella de lidar al Eterno, cercare el Señor en ogni momento. Affinché el popolo del Signore, alleluia, possa fortificarsi en ogni momento nella sua parola gloriosa. Questa parola che trasforma e cambia la vita dell'essere umano. Fratelli, la vita, alleluia, dell'uomo. Possiamo avere tante cose nella nostra vita. Possiamo avere fame, possiamo avere ricchezze, possiamo avere ogni cosa. Però se non abbiamo, alleluia, la parola di Dio nella nostra vita, non abbiamo nulla, non abbiamo niente. E
Porque aleluya, dice la palabra de Dios que, aleluya, si no, aleluya, debemos atarla a nuestro cuerpo, aleluya, legarla. Meterla dentro de nuestro cuerpo, aleluya. Porque de ahí emana la vida, aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vive el lento, vive el alma de no pietal, aleluya. Que penetra, aleluya, en la vida del ser humano. Y es la única que puede, aleluya, investigar o puede discernirle, pensar en el miedo. Es la única que puede cambiar, aleluya, o puede morir, aleluya, en nuestro cuore. Porque ciertamente, aleluya, es la nuestra ánima, como decía mi fratello, en nuestro cuore, aleluya, a vuelta viene, amén, y viene, aleluya, viene un cuore malato, un cuore, un ánima que está, aleluya, malata. Pero cuando el Señor, aleluya, te dice, bendíteme, tutti coloro che sono faticati, travagliati, aleluya. Venite a me, le dice el Señor, aleluya. Y traveré tu riposo. Porque soltando luz y traveré riposo, aleluya. Debemos meter, aleluya, en la confianza. La nuestra confianza, aleluya, con lui que prefiere ogni cosa en nuestra vida. Y aleluya, 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 porque solo el Señor le puede cambiar la vida del ser humano, aleluya. Y le digo porque, aleluya, aleluya, mentre estaba en questo culto, aleluya. El Señor me ha hecho ver cosas maravillosas, extraordinarias, aleluya, como el Señor puede operar en la vida del ser humano. Escuché a una amiga que la apoyó el martes y jueves, era que se oculto. Y decía, aleluya, a mí, lo que no me va, no puso, aleluya, es porque no puso meter la gona, sino que el pantalón solo le gata a mi carne, no puedo cambiarle. Pero yo le puedo ver en él esa gona, aleluya, con una gona. Y cuando el Señor me ha hecho ópera maravillosa, estupenda. Porque la sua parola gloriosa, aleluya, es con ley que cambia y transforma la vida del ser humano. No hay lodo que cambie el lodo. No hay lodo que cambie el lodo. Es Dios que cambia y transforma la vida del ser humano. No somos los que cambiamos porque cambiamos por una virtud, o por una virtud, aleluya, o por una costumbre. Sino que el Dios del cielo y la tierra es con ley que cambia y transforma la vida del ser humano. Es por todo, fratello, solo yo te digo, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, aleluya, cuando tú y yo, aleluya, disponíamos de nuestra vida, aleluya. Benedito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, aleluya, en el libro de Proverbios, aleluya, 10 y 19, a leer la palabra de Dios. Benedito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, en el monte de parole, aleluya, nunca manca, no manca la culpa. Ma aquí frena la suelabre, aleluya, saggio. Aleluya, como dice al inicio, aleluya. Ci sono, aleluya, parole que posso edificar, aleluya, que posso edificar, posso dar conforto a nuestra anima. Pero ci sono parole que posso, aleluya, destruir, aleluya, la vida del ser humano. Quanti, aleluya, aleluya, en questo mundo, aleluya, sono stati feriti, aleluya, y tante volte sentiamo le parole che ci possono, aleluya, anche, aleluya, magari influire o iniziare a cambiare la situazione in un momento. Lo che bello e meraviglioso è che nostro Signore Gesù Cristo sta in questo luogo. E lui ti dice, aleluya, figlio mio, aleluya, si guardares mis mandamientos, aleluya. Aleluya, el Señor de la gloria fará una ópera maravillosa en la tu vida, en la mi vida. Agradezco, aleluya, el Señor de la gloria, aleluya. Soy tanto, aleluya, que guarde su mandamiento y que se esfuerce. Al fin, aleluya, fin que no pasa, aleluya, ese de bendición, aleluya, por cuatro generaciones. Pero no pasamos, aleluya, una bendición por esa generación, aleluya. Por la tu familia, por la mia familia. En un momento, aleluya. En una circunstancia, aleluya. Una parola de Señor, una parola o una actuación, aleluya. Puede cambiar en un momento la nuestra vida, aleluya. Aleluya, yo te invito, aleluya. Quédese en el Señor. Acredite ancora al Señor, aleluya. Porque con lo que hay por fuera de la ópera en la nuestra vida, aleluya. Es con lo que puede cambiar la nuestra manera o el nuestro miedo de vivir, aleluya, su tierra. Benedito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, aleluya, a leer la palabra de Dios, aleluya, en Jeremías, aleluya, 15, 16, aleluya.
dice la parola di Dio, alleluia. Appena le tue parole sono state da me trovate, le ho divorate, la tua parola è stata per me la gioia e la leggerezza, l'allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o eterno Dio degli eserciti. Appena, alleluia, le tue parole sono state da me trovate, alleluia, le ho divorate. Alleluia, perché la parola di Dio, alleluia, come dice, alleluia, che è più dolce, alleluia, del miele. Le ho divorate, alleluia, perché questa parola, alleluia, Signore, alleluia, come cristiani o come figli di Dio, alleluia, li mettiamo in pratica o li mangiamo con queste parole, alleluia. Come ha detto il Signore, io sono il pane che è disceso dal cielo, alleluia. E chi mangia da me, alleluia, o chi mangia della mia carne, alleluia. O chi beve, alleluia, del mio sangue, come dice il Signore, si riferisce, alleluia, della sua parola gloriosa. Che la sua parola, alleluia, è viva e efficace. Perché la sua parola è con lei, alleluia, che cambia. La sua parola è con lei che trasforma. La sua parola è con lei, alleluia, che può agire, alleluia, in ogni momento della nostra vita. Gloria al nome di Gesù, alleluia. Possiamo dare un onore al Signore. Sai, fratelli, che quando si è stata la boda di Canaan, alleluia, questi uomini, alleluia, sono nati della mamma di Gesù Cristo. E sono andati a chiedere, alleluia, perché era finito il vino. E la mamma di Gesù gli dice, andate da lui, perché lei sapeva, alleluia, che colui che era lì poteva fare miracoli. Lei non poteva fare nulla. Lei aveva capito che senza di lui nulla potevamo fare, o nulla poteva fare questa donna. Ma il Signore aveva per fare un miracolo, alleluia, nella nostra vita, nel nostro cuore. Se tu ti trovi in questo luogo, in questa mattina, perché il Signore, alleluia, ha fatto un miracolo nella nostra vita. A volte, alleluia, a volte tu stesso non riesci a vedere ciò che ha fatto il Signore. Ma io ti voglio dire, fratello, sorella, o amico, bambino che ti trovi in questo luogo, è il Dio di Israele, ha fatto un'opera meravigliosa nella nostra vita. Il Dio di Israele, alleluia, ti ha chiamato, alleluia, e ti ha detto, figlio mio, quando tu, alleluia, non avevi diritto, o non eri degno, non eravamo degni di essere, alleluia, chiamati, figli di Dio. Ma il Signore della gloria ci ha compiaciuto, alleluia, di noi. Noi che in altro tempo non eravamo popolo, alleluia, però adesso siamo chiamati popolo, alleluia, del Signore. Noi che non facevamo parte, alleluia, di questa salvezza grande, ma il Signore ci ha dato una salvezza, alleluia, perché da lui appartiene la salvezza, alleluia, come diceva, alleluia, il Salmo 24, alleluia. Chi, alleluia, chi è questo re di gloria, alleluia? Chi è questo re di gloria? È colui che può dare, alleluia, la salvezza alle nostre anime. Oh, eterno Dio del cielo e della terra, lui è proprietario di ogni cosa, lui è proprietario della nostra vita, alleluia, e lui può fare cose meravigliose e stupende nella nostra vita, alleluia. Però è necessario, alleluia, che ognuno di noi, alleluia, disponiamo la nostra vita, mettiamo, alleluia, la nostra vita nelle mani dell'Eterno, alleluia. Perché la salvezza, alleluia, dipende, viene da lui, ma dipende di noi, alleluia, se noi crediamo. La salvezza viene da parte di lui. Però, alleluia, noi dobbiamo, alleluia, credere, alleluia, che il Signore è colui che può fare la opera nella nostra vita, alleluia. Gloria al nome di Gesù. Ti invito in questo momento, alleluia, apri la parola di Dio, alleluia, nel libro di Abacuc. Benedetto sia il nome glorioso di nostro Signore Gesucristo. Dice la parola di Dio, alleluia, in Abacuc 3:2. Dice, oh Jehová, alleluia, in italiano, amén, gloria al nome di Gesù. Così, alleluia, qualcuno, alleluia, si può alzare, può dare, alleluia, lettura, 3:2, amén.
Benedetto sia il nome glorioso di nostro Signore Gesù Cristo. Dice, alleluia, oh eterno, oh Jehová, he oído tu palabra. Y temido, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En ahí acuérdate de la misericordia. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios, aleluya, es potencia, aleluya. Es potencia, pero potencia, aleluya. Temblor en cuestas naciones. Es potencia para poder transformar la vida de esta nación o la vida, aleluya, de hoy ni es hermano. Pero es necesario, aleluya, que el pueblo le dé el eterno. Así como acredito, aleluya. Pues, aleluya, interchede, aleluya, atraverso. Atraverso, aunque, de una pregina, aleluya. De haber compasión por estas naciones. Te pido, aleluya. Pues soy un hombre italiano que era tu y era culto, aleluya. Mira, mira, aleluya, voy a vivir. Pero cuando hemos comenzado a hablar, aleluya, ¿de quién es Jesucristo? Hemos comenzado a abrir a la Madonna, la Madonna. A un cierto momento el pastor le dice, no, Jesucristo es tan fuerte de la Madonna. Porque él no es el tiempo creado a la Madonna, sino que ha creado todas las cosas. El Jesucristo es el Dios duro, aleluya. Como dice Giovanni 5:20. Porque siamo de oro. El Jesucristo es el Dios duro de la vida eterna. Él es el Dios duro de la vida eterna. Si cualcuno viene, aleluya, aleluya, no será avergonzado, aleluya. Si cualcuno viene a Jesucristo, aleluya. No será ni bonito. Porque el Señor da la potencia, aleluya. Y le da la potencia para cambiar, para transformar. Del momento en el cual le habíamos comenzado a decir que Jesucristo es el único que puede, aleluya, pues salvar a su vida o a su familia. Porque así trata el mundo, el ser humano. El hombre cree y es feliz. El altar, el hombre cree y es feliz. Pero sin Cristo, aleluya, mira el nuevo. No somos nula sin Cristo en nuestra vida. Sin el Señor, aleluya, el nuevo no es nula. Eso canto, aleluya, un ser que se mueve de la y de cuá. Pero cuando veamos Cristo en nuestra vida, veamos todo. Cuando veamos nuestro Señor en nuestra vida, veamos todo. Porque si el Señor es con nosotros, aleluya, no la posee, pues en el contra de hoy. No la podrá darte frente en ese momento. Porque, aleluya, Daniel, aleluya, era portado prisionero. Eso es seguro, aleluya, que no era prisionero. Magari la Roma, aleluya. Y Paganini, por leyerle. Pero con su Roma se le va a capir una cosa. Que digo que el día de la era un día geloso, un día fuerte, que patrón la aleluya, liberarlo a un pilar de la muerte. Y el que se enoñó la cosilla, aleluya. Y esa prueba aquí, yo lo acredito. Y esa prueba de quito, pero le mire el su ayuto o el su socorro, aleluya. El su socorro, aleluya, venía del alto, aleluya. No venía el lomo, no venía, aleluya, del rey que era no libre, que el lomo no se cortaba, no era mentira, mire, Daniel, aleluya, vale, el príncipe, metíamos de la parte. No, porque cuando venimos los sonáticos, instrumentos, dice la palabra de Dios que hoy mi ginocchio, si no veo pegar en adelante a esa estatua. Pero me acuerdo de Daniel, aleluya, yo era con esa palabra seminata, aleluya. Con esa palabra que cambia, que transforma, con esa palabra que puede ir en algún momento, aleluya. El mundo se puede echar contra el teo, contra el mí. Mi palabra puede ser una vida, aleluya, contra el teo. Porque velo es cuando tú y yo, aleluya, pusimos, aleluya, a refutar con la palabra, con la coraza del eterno. Aleluya, yo te invito a esa palabra, pueblo de Dios. Pueblo del Señor. La palabra, aleluya, que cambia y transforma, aleluya.
È colui che può agire in ogni momento della nostra vita. Lui è il pane di vita, alleluia, il pane di vita che può cambiare la nostra, alleluia, la nostra vita in ogni momento. Perché mi sa parlare di Dio, perché vosotros ya sois lavados, alleluia, con la mia parola. Perché la parola di Dio è colui che cambia, colui che lava. Alleluia, colui che lava la nostra vita. Mi sento un amico, i discepoli. Alleluia, non volevano farsi lavare dal Signore. Però quando loro hanno capito, alleluia, questi dicevano, Signore, vieni a lavarmi solo i piedi. Lavami le gambe, lavami il corpo, lavami le braccia, lavami tutto, Signore. Perché la tua parola, alleluia, è colei che ci lava in ogni momento, ci cambia in ogni momento, alleluia. Perché è colei che agisce in ogni momento nella vita dell'essere umano. C'è la terra può passare, alleluia, ma la sua parola, alleluia, continua a fare effetto nella nostra vita. C'è la terra passando, ma questa parola, alleluia, continua a fare miracoli. Perché il Dio, alleluia, che adoriamo, alleluia, è il Dio che noi cantiamo, è lo stesso Dio che si manifestò a Mosè, alleluia, nella zarza. È il Dio che noi cantiamo, è il Dio che noi adoriamo, è lo stesso Dio che le disse Abramo, sei nella tua terra, nella tua parentela, è lo stesso Dio. Perché lui non muta mai, lui non cambia mai, lo stesso Dio di ieri, di oggi, per l'eternità. Lui è lo stesso Dio che viene, alleluia, al culto missionario. Faceva parlare nella lingua, alleluia, coloro che, alleluia, credono nel suo nome glorioso. Lo stesso Dio, alleluia, che può, alleluia, può cambiare la tua situazione in questo giorno. Lo stesso Dio che può cambiare la tua amarezza in gioia in questo momento. Soltanto noi crediamo al Signore. Ognuno di noi siamo testimoni. Ma quando il Signore, alleluia, ci ha parlato alla nostra vita, lo ha arrivato alla nostra vita, non possiamo vivere senza di Lui. Non possiamo vivere senza di Lui. Non possiamo che mi dire che puoi vivere senza Cristo, alleluia. È quello perché non si può. Non si può vivere senza Cristo, non si può perché non si può, alleluia. Non si può perché senza Cristo, alleluia, non siamo nulla. Alleluia, gloria a Dio, io ti metto proprio al Signore in questo momento. Venite in piedi, alleluia, che il Signore in questa mattina vuole fare qualcosa. Non so se stai passando o una prova o una difficoltà nella tua vita. Per l'ultimo giorno della grande festa, il Signore, alleluia, si alzò. Il Signore la sua voce ha detto, alleluia, che credi in me, alleluia, o che credi nelle sue parole. Del suo interiore sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Dicendo al Signore, alleluia, che credi nelle mie parole. Dal suo interiore, alleluia, sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Alleluia. Quando Davide recupera l'arca, l'arca del patto, entra al popolo, alleluia, entra alla città. Alleluia, c'è una gloria grande nel popolo, di questo re, alleluia, che strappava il suo veste. E questo re cantava e adorava a Dio, alleluia. Perché sapeva chi era Dio, alleluia. Perché sapeva, alleluia, che non si può vivere senza Dio. Questo re, alleluia, sapeva, alleluia, perché mi dio il mio a stare alla porta della casa di mio Dio, gentile e grande maldad, perché mejor es un día en tus atrios que Dios da la leyes. Escoger la estrella abierta de la casa de mi Dios. Gritar y miradas de maldad. Oh, la misión era de grato, dice la vida. Cuando me dice la vida a la casa del eterno. Oh, la casa del alterero, la casa del vacío. Tiene que te la escoltar para él.
Oh, el Señor de los Señores está en este lugar. Aleluya, aleluya. Yo canto para mi poder, aleluya, aleluya, aleluya. Mira el nombre de Jesús en esta mañana. Y queríamos que se divierta en el tiempo de glorioso. Santo es tu nombre, Padre eterno de la gloria, Señor. Siamo qui davanti alla tua presenza, Signore Gesù. Oh, c'è libertà in questa mattina, Padre eterno della gloria. Oh, sono qui perché ho bisogno di te, Signore. Ho bisogno di un miracolo che fai nella mia vita, Padre eterno della gloria. Possiamo rendere questa preghiera credendo, convinti che il Signore possa un'opera gloriosa nella nostra vita. Perché se tu in questa mattina credi il Signore possa un'opera grande nella nostra vita, abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno della tua presenza in questa mattina. Oh, quiero stare in tua presenza, Signore. Oh, quiero adorarte. Adorale questa mattina. Ella sta qui in questa mattina. Se tu credi che questa mattina va a essere una cosa grande in tua vita, è come se la necessità nel tuo corazon. Y por la calleza fe que tienes, porque Dios con tu corazón se viento en esta mañana. Si tienes una necesidad, que puedes suplirla en esta mañana. Pero tenemos que creerle, tenemos que clamarle, tenemos que reconocer que la humillación va a ser grande, mis hijos. Que se humilla de los pedigalcos. Un corazón contrito, el Señor no lo desprecia. Que el Señor está aquí en esta mañana. Que si nosotros creemos, podemos dar la gloria de Dios en esta mañana. Si tú crees, podemos dar la gloria de Dios. Oh, adoraba su nombre, Jesús. Solo tu amor. Oh, adoraba su nombre, Señor. Tú que conoces mi necesidad. Oh, grande y poderoso es tu nombre.